signora Picciafuoco, quanto fa l'amministrazione comunale di Teramo e quanto gli altri enti locali per il volontariato a Teramo, nella provincia e nella regione, secondo lei? Ma senz'altro questa iniziativa di sentire tutte le organizzazioni che si occupano in qualche modo di volontariato e mi sembra un'iniziativa lodevole, e sicuramente la sensibilità dell'assessore Ballatori l'ha dimostrata proprio in questa iniziativa. Certo, finora forse non è che si era fatto molto, a mio parere, più che altro perché lo spazio del volontariato era stato coperto così in maniera spontanea da tutte, appunto, le associazioni che operavano nel settore, ma io penso che l'amministrazione sia disponibile, tant'è che qui ha organizzato questo incontro per coordinare tutte le attività di volontariato nel territorio del comune di Teramo. Quanto è vivo il volontariato a Teramo? Quante sono le persone che operano concretamente in questo settore? Io dati precisi non ne sono in possesso, però so che lo abbiamo visto anche dal numero di rappresentanti oggi in questa sede, che sono molte le persone sensibili alle necessità di chi è nella sofferenza, sono sicuramente tante, forse anche molte persone nemmeno noi le conosciamo, operano in modo così spontaneo e individuale senza far parte delle associazioni. Dottor Di Donato, a distanza di un anno dall'ultima manifestazione, il 18 di dicembre gli agricoltori torneranno a manifestare per esprimere la rabbia della categoria. Quali le richieste teramane almeno? Noi abbiamo lanciato la nostra manifestazione nell'ultimo congresso che abbiamo avuto a Roma il 3, 4 e 5, nel primo congresso straordinario. Abbiamo lanciato questa manifestazione perché abbiamo ritenuto che nelle attuali condizioni praticamente il governo nazionale, quello comunitario e anche quello regionale sono poco attenti alle problematiche dell'agricoltura. Addirittura, se si pensa che con l'ultima finanziaria all'agricoltura italiana sono stati tagliati 2.500 miliardi, questo fa riflettere un po', diciamo, l'impegno del nostro governo per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Quindi abbiamo lanciato una manifestazione unitaria, ma questo non è stato possibile, non per colpa nostra, perché la Coldiretti già aveva indetto a Roma la manifestazione del 23 novembre scorso, e quindi siamo stati costretti praticamente a fare una manifestazione il 18 dicembre, una manifestazione in tutta l'Italia, in tutte e 100 le province italiane che vedono impegnati circa 1 milione di coltivatori su tutte le piazze dei capoluoghi di provincia. Quindi una manifestazione di protesta, ma anche di proposta. Noi chiediamo al governo nazionale praticamente che vengano risolti tutti i problemi inerenti all'agricoltura, quindi un maggiore impegno nel settore dell'agricoltura, quindi una nuova legge nazionale. Chiediamo al governo comunitario una revisione della politica agricola comune, non secondo il piano McShare, ma secondo praticamente una visione diversa dell'agricoltura europea. Quindi non un'agricoltura di serie A, di serie B, condannando l'Italia sembra un ruolo marginale per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, ma l'Italia deve partecipare al mercato unico europeo con la stessa dignità dei paesi del nord, quindi dalla Germania, dell'Olanda, della Francia, eccetera, eccetera. Quindi un'agricoltura che sia praticamente sì per la competizione, ma non attraverso una selezione selvaggia, mantenendo fermo tutte le peculiarità, tutte le nostre produttività e soprattutto le agricolture nostre diversificate che abbiamo nelle zone interne. A sostegno dell'iniziativa della Confederazione Italiana Coltivatori, la Confcoltivatori di Teramo ha inviato un ordine del giorno a tutti i comuni della provincia per essere approvato nei diversi consigli. Che cosa chiedete agli enti locali? Noi chiediamo agli enti locali un maggiore impegno per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, quindi votando quell'ordine del giorno che noi abbiamo inviato a tutti i sindaci dei comuni della provincia di Teramo, a tutti i 47 comuni. E chiediamo anche che questo ordine del giorno venga inoltrato al Presidente del Consiglio, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato e quindi al Ministro dell'Agricoltura.
Allo scopo di far conoscere meglio agli imprenditori teramani gli aspetti del decreto legislativo 15 agosto 91, numero 277, che attua le direttive CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, l'Associazione delle piccole e medie industrie di Teramo, con la collaborazione della Ecogest, ha indetto per oggi pomeriggio un seminario a cui hanno partecipato esperti degli enti preposti alle verifiche nell'applicazione della normativa stessa. La legge prevede infatti numerosi obblighi per i datori di lavoro, in particolare quelli diretti alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito conseguenti all'esposizione al rumore. Al convegno tenutosi presso la sala incontri della MTA nella zona industriale di Mociano Sant'Angelo hanno preso parte, oltre al presidente dell'API di Teramo Lauro Nardinocchi e al rappresentante Ecogest Lucio Ruggeri, il professor Antonio Paoletti dell'Università di L'Aquila, i dottori Bianucci di e Martignoni, rispettivamente delle USL di Santomero, Teramo, Giulianova e Atri. Interessato e numeroso il pubblico.